Benvenuto al programma di oggi. Per 24 anni ho condotto un piccolo centro residenziale per la riabilitazione dalle tossicomanie. Accoglievo persone in casa per dei periodi fra poche settimane fino ad un anno, con problemi di eroina, alcol, cocaina e in diversi casi anche criminalità. Ogni mattina avevamo insieme un programma con canto di mantra, qualche volta una tematica e una breve meditazione. Il canto di mantra durava dai 15 ai 45 minuti. La meditazione la tenevo abitualmente molto breve, con una durata di 12 minuti. Le tematiche in gruppo avevano dei tempi più o meno come i nostri piccoli programmi. Nelle conversazioni spontanee e personali non c'erano dei limiti di tempo. Questi miei ospiti facevano abitualmente un'esperienza di apertura già nelle prime 2 o 3 settimane. Queste esperienze di apertura avvenivano quasi sempre durante il canto, come esperienze di energia, di apertura, di rapimento. Qualche volta questo poteva succedere anche durante la meditazione, ma più raramente. Il canto di mantra ha una funzione straordinaria di introduzione alla meditazione. Queste esperienze di apertura erano solo temporanee e di corta durata, ma avevano il pregio di rivelare loro il proprio indirizzo interiore, che è la condizione fondamentale per iniziare un processo di emancipazione e di crescita. Questo processo di sviluppo personale non cominciava per questo a partire dalla propria storia, a partire dalle proprie difficoltà. Questo processo di crescita partiva dalla scoperta del proprio valore interiore. I 2/3 delle persone che hanno seguito questo tipo di programma sono oggi libere da dipendenze. In un certo senso non abbiamo fatto terapia, ma con la scoperta del loro valore interiore di pura consapevolezza si sono emancipati dalle loro dipendenze. In questi nostri piccoli programmi quotidiani non abbiamo il canto di mantra, perché non sarebbero più piccoli programmi. Voglio comunque farvi sperimentare qualche volta il valore del canto del mantra prima della meditazione. Potrò inserire qualche volta un canto di mantra molto breve per mantenere la caratteristica del programma breve, ma per darvi comunque un'idea di cosa sto parlando. Oggi, in questo breve programma, dopo le parole di augurio, canteremo insieme il mantra Om Namah Shivaya, che nel linguaggio corrente significa «rendo onore alla pura consapevolezza». Dopo il canto del mantra entriamo in meditazione. Durante la meditazione mantieni la tua attenzione sul flusso dell'aria, come l'aria entra e come l'aria esce, come l'aria entra e come l'aria esce. Quello che io ti auguro di tutto cuore è che tu possa riconoscere la bellezza, la grandezza e la forza della tua natura interiore. Ti auguro che tu possa mettere in accordo il tuo sentire, pensare ed agire con la tua bontà fondamentale. Ti auguro che tu possa avere una totale fiducia nella tua bontà fondamentale. Ti auguro molto amore e che tu possa imparare ad inebriarti del tuo stesso essere. Ti auguro che tu possa essere felice senza alcuna ragione.